Sono Maddalena Kenza, presidente del Comitato Scientifico Internazionale di ICOMOS per il patrimonio costruito in terra cruda e coordinatrice di ICOMOS Italia dello stesso comitato. Per questa giornata internazionale dei monumenti e dei siti desideriamo mostrarvi una serie di immagini che raccontano la ricchezza, l'eterogeneità e la grande diffusione sul territorio nazionale di questo tipo di architetture. Infatti, sebbene questo sia un tema ancora forse un po' sconosciuto ai più, storicamente in Italia si è utilizzato il materiale terra per costruire edilizia residenziale, certo, ma anche pubblica, religiosa e perfino industriale. A seguire vedrete dunque una serie di immagini raccolte dai colleghi Roberto Razzi e Francesca Colosi per conto, dell'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del CNR. E anche due video promossi dall'Associazione Internazionale Città della Terra Cruda, che è un'associazione di enti locali che riconoscono nel loro patrimonio una identità fondata proprio sull'esistenza di questo tipo di architetture. Le immagini raccontano una parte importante del nostro paese e presentano un materiale che ha dimostrato di essere nei secoli un materiale solido, durevole, salubre, confortevole, oltre che naturalmente anche bello. Oggi la terra cruda rappresenta inoltre uno degli strumenti con cui contribuire al raggiungimento degli obiettivi che le Nazioni Unite si pongono per lo sviluppo sostenibile. Anche la terra cruda si muove dunque da un passato complesso verso un futuro decisamente consapevolmente diverso. Buona visione.